Ciao a tutti ragazzi, sono Robby Rox, benvenuti nel mio studio e benvenuti nel mio canale. Oggi con questo video vi voglio parlare di Ampero 2 Stage che vediamo qui, ossia l'ultima versione di Ampero di casa Hotone Audio. Naturalmente la storia di Hotone Audio è molto articolata nel corso degli anni. Siamo partiti da Ampero, poi c'è stato Ampero One, Ampero Mini, Ampero 2 Stomp ed ecco che ci troviamo di fronte ad Ampero 2 Stage. Sostanzialmente quella che è uscita quest'anno, quindi alle porte del 2024, annunciata in ottobre e arrivata in Europa appunto in gennaio del 2024, è la versione più ampia, la versione forse potremmo dire più completa di Ampero. Naturalmente certo qualcuno potrà dire che manca il pedale di espressione, effettivamente è vero, ma comunque questo non toglie che questo sistema è veramente molto completo, è veramente qualcosa di diverso rispetto a tutti quelli che abbiamo visto precedentemente. Naturalmente, attenzione, prima di iniziare ve lo dico già, ci troviamo sempre lì, quindi chi di voi ha già utilizzato in passato i prodotti di Hotone Audio, quindi magari ha già posseduto Ampero, si troverà a casa, perché bene o male la minestra è sempre quella. Certo, Ampero 2 Stage ci permette di fare molte più cose rispetto all'Ampero o l'Ampero One, ma attenzione, perché in realtà le similitudini con Ampero 2 Stomp, ovvero la versione simile bianca a questo ma con tre pulsanti, ecco, è veramente veramente molto 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 simile, anzi oserei dire che è praticamente uguale, anche perché se diamo un po' un occhio alle caratteristiche, alle specifiche presenti nel sito ufficiale di Hotone Audio, vediamo che effettivamente sono uguali, pari pari, stesso processore, stesso numero di effetti, stesse funzionalità. Ecco, naturalmente con lo stage sono state introdotte alcune cose in più che vedremo in questo video, come ad esempio la connettività Bluetooth e anche la possibilità di collegarci un microfono, quindi con ingresso microfono con tanto di alimentazione Phantom. Quindi sì, effettivamente sono state aggiunte parecchie cose, ma molte cose gradite e interessanti riguardano proprio il software, ovvero il firmware, e anche la reattività, per così dire, la velocità della pedaliera, quindi magari sono stati ridotti i lag, è stato ridotto il tempo di attesa di caricamento e molte altre cose naturalmente che sono più che gradite. Prima di cominciare ad andare a vedere questa macchina in maniera approfondita, io vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina, sono operazioni gratuite, a voi non costa niente, a me significa tantissimo. Vi invito anche a fare un salto sul mio sito www.robbyrox.it, dove potete trovare patch, preset, impulse, response e quant'altro, in futuro anche per Ampero 2 Stage. E ricordo già da subito, attenzione, che le patch per Ampero 2 Stomp non sono compatibili con Ampero 2 Stage, quindi non fate l'errore di pensare di poter trasferire i preset da una parte all'altra, ma comunque vi invito di nuovo quindi ad andare sul mio sito per sicuramente cercare e trovare preset e quant'altro vi possa interessare e servire per i vostri sistemi digitali. Non vi porto via altro tempo, cominciamo subito. We'll be right back.
benissimo, dunque Ampero 2 Stage, come vi dicevo, annunciato nell'autunno del 2023 e arrivato in Europa in gennaio, i primi di gennaio del 2024. È una pedaliera dalle dimensioni generose ma non esagerate, misura infatti 30 cm di larghezza, 17 cm e mezzo di profondità, mentre di altezza misura 4,5 cm circa, preso nel punto più alto. Lo vediamo in grande, questo schermo touch a colori che è più ampio rispetto alla serie precedente, quindi mentre la serie di Ampero, Ampero One, Ampero Mini e anche l'Ampero 2 Stomp presentavano uno schermo touch da 4 pollici, ebbene l'Ampero 2 Stage presenta uno schermo touch da 5 pollici. Uno schermo touch da 5 pollici significa anche una migliore fruibilità della macchina, perché ovviamente più grande lo schermo, meglio vediamo e meglio possiamo utilizzare la pedaliera. Appena sotto vediamo le 3 canoniche knob che già erano presenti nei sistemi precedenti e ci permettono di andare a regolare i quick parameters, quindi parametri veloci, ma anche di fare l'editing, quindi andare a modificare i valori dei parametri di qualsiasi altro effetto che abbiamo in catena. Abbiamo poi 8 foot switch, 5 posti sotto e altri 3 posti sopra, che ci possono servire per richiamare i singoli preset di ogni banco o anche per attivare o disattivare effetti singoli o scene, perché è stato aggiunto anche quello, all'interno del preset stesso. Naturalmente, grazie a questi pulsanti possiamo anche accedere all'accordatore, al looper e ovviamente anche modificare la modalità d'uso, che vedremo adesso un po' per volta. In alto invece non manca il pomellone, chiamiamolo così, menu value, che ci permette appunto di muoverci tra i menu e anche di andare a modificare i vari parametri, quindi diciamo che per fare editing on board lo possiamo fare sia col ditone sul touchscreen sia semplicemente navigando con il l'encoder menu. Abbiamo poi in alto a sinistra invece il volume, quindi della pedaliera, il volume di uscita, con il quale possiamo regolare sia il volume delle cuffie che il volume di uscita, ossia jack e XLR. C'è, ma non si vede, anche un modulo Bluetooth all'interno della pedaliera. Tramite questo modulo Bluetooth, che lo possiamo attivare semplicemente premendo l'apposito pulsante, possiamo collegare l'Ampero 2 Stage al nostro smartphone o al nostro tablet per poter trasmettere una traccia audio. Quindi, ad esempio, se nel nostro cellulare abbiamo Spotify, abbiamo YouTube, una backing track, qualcosa, quindi un audio da riprodurre, una volta fatto il pairing con l'Ampero 2 Stage possiamo riprodurre il contenuto musicale del nostro smartphone direttamente sull'Ampero 2 Stage, in modo da poter suonare ad esempio su una nostra base. Attenzione, perché il Bluetooth ha anche un altro utilizzo, che è quello di controllo. Questo significa che Ampero 2 Stage può essere controllato anche ad esempio da un tablet o da un smartphone. Ci basterà scaricare l'applicazione dallo store del nostro cellulare e, una volta connesso lo smartphone all'Ampero 2 Stage, potremo andare a fare editing esattamente come facciamo ad esempio tramite l'editing da PC. Prima di cominciare a spipolare e mettere le mani sulla pedaliera, diamo un attimo un occhio a quali sono le connessioni disponibili. Quindi, partendo da sinistra, abbiamo XP Control 1 e 2. Questi ci permettono di collegarci fino a 2 pedali di espressione normali, oppure collegarci un pedale di espressione con il toe switch, ad esempio l'Ampero Soul Press 2 o ad esempio, che ne so, il Mission Engineering SP1. Quindi tutti quei pedali che, oltre ad avere il controllo di espressione, hanno anche il toe switch posto sotto. Oppure possiamo anche collegarci 2
dual foot switch, quindi aggiungere altri 4 pulsanti ai già presenti 8 onboard. Naturalmente sono tutti programmabili e configurabili a piacere. Abbiamo poi gli ingressi, quindi l'ingresso a jack left mono o il secondo ingresso di tipo combo, ossia che può funzionare sia come ingresso XLR, qualora volessimo collegarci un microfono, o comunque come secondo ingresso jack, qualora ad esempio volessimo o collegarci due chitarre o ad esempio collegarci una tastiera in stereo. Da notare che tramite l'editing onboard possiamo attivare la Phantom Power quando colleghiamo un connettore XLR. Questo è molto utile nel caso utilizziamo microfoni a condensatore. Abbiamo poi l'FX Loop, che praticamente è mancato su tutta la serie originaria di Ampero e ha fatto capolino con Ampero 2 Stomp. Bene, lo ritroviamo qui, abbiamo un Send e un Return che sono di tipo stereo, quindi posso anche sdoppiare il canale tramite un connettore ad Y. Abbiamo poi le uscite, in questo caso abbiamo le uscite sbilanciate tipo jack e le uscite bilanciate tipo XLR, esattamente come avviene sull'Ampero originale. Il switch ground lift per ridurre la rumorosità nel caso ci fosse rumore di fondo, e poi abbiamo aux in, abbiamo l'uscita cuffie, abbiamo il MIDI in formato mini jack, quindi MIDI out through e MIDI in. E a completare il tutto una presa USB di tipo C che ci permette di collegare l'Ampero 2 Stage al nostro computer per fare editing, per importare e esportare preset, impulse response, fare il firmware update, ma anche, come ormai è una cosa comune oggigiorno, utilizzare l'Ampero 2 Stage come scheda audio. Ecco, mi ricordo che per gli utenti Windows è importante prima installare i driver ASIO che sono disponibili nel sito di Otton Audio. Bene, entriamo nel vivo e cominciamo a dare un'occhiata a quali sono le principali funzioni di Ampero 2 Stage. Naturalmente io ricordo che su questo canale in futuro usciranno altri video, anche tutorial specifici sulle varie funzioni. Questa vuole essere più che altro una panoramica generale, in modo da mettervi nelle condizioni di capire se questa può essere la macchina che fa al caso vostro. Diamo un'occhiata. Ebbene, allora, appena accesa ci si trova di fronte a questa schermata. Bisogna precisare che Ampero 2 Stage è composto da due modalità, ovvero la Patch Mode, e premendo questo pulsante qui passiamo alla Stomp Mode. Neanche a dirlo, penso sia intuitivo, tramite la Patch Mode posso selezionare le singole patch o, dicasi anche, preset, mentre tramite Stomp Mode posso selezionare, ovvero accendere e spegnere, i singoli effetti che compongono la patch selezionata. Quindi andiamo innanzitutto a dare un occhio, per iniziare, alla Patch Mode. In grande sullo schermo questo P011 ci indica il numero del banco e il numero del preset o patch, che dir si voglia. Ogni banco è composto da 5 preset che possiamo selezionare in maniera molto semplice premendo i pulsanti dedicati. Possiamo avanzare o retrocedere tra i banchi utilizzando questi due pulsanti qui in alto. Naturalmente per muoverci all'interno dei preset è molto semplice, perché possiamo per esempio utilizzare l'encoder che troviamo qui di fianco, possiamo utilizzare le freccine poste di lato, ma possiamo anche ad esempio cliccare sul nome del preset e andare a sfogliare tutta la lista, oppure anche utilizzare la scroll bar che troviamo in basso. Questo ci permette di muoverci in maniera molto veloce da cima a fondo di tutti i nostri preset, in modo da andare alla ricerca in maniera molto più rapida del preset che ci serve. In alto a destra troviamo l'output meter, mentre in alto a sinistra l'input
input mid, che ci viene anche raffigurato da questo LED strip che vediamo qui. Appena dopo l'input meter abbiamo il pulsante che ci permette di switchare tra stomp mode o patch mode nella stessa identica maniera del pulsante fisico onboard. Abbiamo poi la possibilità di attivare il pedale di espressione 1 o 2. Abbiamo poi la possibilità di impostare un tempo del nostro preset e anche la regolazione del patch volume. Appena a destra abbiamo il pulsante Bluetooth che una volta premuto comincerà a lampeggiare per indicarci che sta tentando di connettersi ad esempio al nostro smartphone. Una volta che la connessione sarà stabilita, il simbolo Bluetooth rimarrà fisso a schermo. In questo momento non ho nessuno smartphone collegato, quindi lo posso spegnere. Più a destra ancora abbiamo la drum machine, dove possiamo scegliere uno dei tanti ritmi, dei tanti stili di drum machine, dargli play, possiamo anche regolargli il volume e ovviamente il BPM, quindi la velocità. Più a destra ancora abbiamo questo ingranaggio che ci permette di entrare nel Global Settings, che ricorda molto il Global Settings così strutturato di Ampero o Ampero 2 Stomp, dove possiamo andare a fare tutte le regolazioni del caso, quindi possiamo andare a impostare i livelli di ingresso, di uscita, il volume dell'USB audio, i controlli dove possiamo gestire ad esempio i pedali di espressione, il Bluetooth dove possiamo attivare o disattivare anche da qui il Bluetooth, possiamo fare il factory reset, controllare, configurare i settaggi MIDI e abbiamo anche un Global EQ. Global EQ molto ben fatto, in cui possiamo andare ad impostare i valori tipo di low cut, high cut generale, regolare i picchi di ampiezza e quant'altro in maniera molto efficiente e anche graficamente molto gradevole e soprattutto chiara e comprensibile. Infine, questo dischetto ci serve per salvare tutte le modifiche che abbiamo apportato a questa patch. Possiamo dunque tramite la tastiera dare un nome, selezionare la patch di destinazione e ovviamente premendo save salvare le modifiche effettuate. Sotto le tre encoder ci permettono di regolare in questo caso i quick parameters, ovvero i parametri veloci. In questo caso abbiamo per esempio amp gain, delay mix e reverb mix, quindi questi parametri sono i parametri sempre presenti a schermo qualora vogliamo fare una regolazione veloce. Ovviamente sono configurabili e possiamo scegliere noi quali parametri devono essere posizionati sopra ogni rispettivo encoder. Tramite questo pulsante qua possiamo andare a bloccare la pedaliera in modo che anche se andiamo a muovere qualcosa non possiamo inavvertitamente modificare nulla. Premendo di nuovo ovviamente sbloccheremo la pedaliera. E questa era la patch mode, la modalità di utilizzo patch, cosa abbastanza canonica, abbastanza normale. Passiamo ora invece alla modalità più interessante, ovvero la stomp mode o correttamente la foot switch mode. Per passare dunque alla foot switch mode posso premere questo pulsante qui in alto o più semplicemente premere il pulsante fisico qui di fianco. Compare la scritta stomp ed eccoci qui. Una volta dunque fatto l'accesso alla stomp mode ci troviamo anche qua a dover scegliere la view, perché la stomp mode si divide in due tipi di visualizzazione: la FX chain view e la foot switch view. Lo so, sembra incasinato, ma in realtà è molto semplice. Immaginiamocelo in maniera piramidale. Abbiamo una prima scelta da fare: patch mode
o Stomp Mode. Diciamo che la Patch Mode è più utile, ad esempio, quando siamo in live che ci presentiamo con i nostri effetti già pronti, già fatti, e dobbiamo semplicemente cambiare preset. La Stomp Mode invece a sua volta si divide in due view, in due visualizzazioni. La FX Chain View, che ci permette di fare editing e di vedere il percorso del segnale, e la Foot Switch View, dove invece possiamo vedere quali assegnazioni sono state date al singolo pulsante. Piccola breve interruzione, vi ricordo che se volete potete sostenere la mia attività abbonandovi a questo canale. Ci sono tre livelli di abbonamento, ogni livello con dei vantaggi esclusivi che ho voluto dedicare. Vi chiedo scusa per questa interruzione, ritorniamo al video. Con questo pulsantino qui di fianco, dunque, posso andare a scegliere se vedere la FX Chain View o la Stomp View. Posizioniamoci innanzitutto sulla FX Chain View, che è quella che dovremmo già conoscere, perché di fatto, magari graficamente è stata un po' revisionata, ma è la stessa identica cosa di Ampero 2 Stomp. Le funzioni sono esattamente le stesse. In questo caso, per esempio, abbiamo 6 blocchi effetto posizionati sopra, 6 blocchi effetto posizionati sotto, e possiamo spostare qualsiasi effetto in qualsiasi posizione noi vogliamo. Ad esempio, ci basterà premere e tenere premuto il riverbero e posizionarlo dove vogliamo, semplicemente rilasciandolo. Posso fare anche altre operazioni, come per esempio duplicare un effetto. Ad esempio, l'equalizzatore che trovo qui in alto, se voglio farne una copia, tengo premuto e seleziono copia. Ora seleziono uno slot vuoto, ad esempio questo, e tenendo premuto scelgo past, ovvero incolla, ed ecco che praticamente ho fatto una copia esatta dello stesso blocco. Quando voglio eliminare un blocco, semplicemente lo trascino nella parte in basso dove c'è scritto delete. Per inserire invece un altro effetto devo ovviamente scegliere uno slot vuoto, ad esempio questo. Mi si apre questa schermata dove posso scegliere la tipologia. Ad esempio, supponiamo che io voglia inserire un blocco chorus, quindi scelgo le modulazioni. Dentro le modulazioni ho delle sottocategorie, per esempio abbiamo i tremolo, abbiamo i phaser, abbiamo i vibrato, i flanger e via dicendo. Mi scelgo un chorus e qui abbiamo tutti i tipi di chorus. Per esempio, mi metto un bel Liquid C. Una volta che l'ho selezionato, torno indietro ed eccolo lì. Qualora per esempio avessi sbagliato o ho un ripensamento e non voglio il Liquid C, ma per esempio voglio un flanger, beh, non mi basta far altro che premere su questa casellina centrale qui, scegliere ovviamente modulazioni chorus, mi scelgo flanger e mi scelgo un tipo di flanger tipo negative flanger e torno indietro. Beh, fino adesso abbiamo visto come inserire, copiare, eliminare un blocco, ma per modificarne i parametri, beh, ovviamente seleziono il blocco interessato, per esempio seleziono Amp e clicco su Edit. Mi si aprirà questa schermata dove praticamente posso andare a scegliere il Gain, Presence, Master, con la freccetta di fianco passo nella pagina successiva, regolo i bassi, i medi, gli alti. Successiva, scelgo il voice, fat, ovviamente in questo caso si tratta della simulazione di un Friedman, mentre se scegliessi un altro tipo di amplificatore avrei naturalmente dei parametri diversi. Per accendere e spegnere i blocchi semplicemente non mi basta far altro che selezionare il blocco interessato, come per esempio il delay, e cliccare su on off o muovere la rotellina. Ma l'editing naturalmente non finisce qui, perché in questo caso per esempio abbiamo una FX Chain seriale, vale a dire che tutti questi blocchi, 6 sopra e 6 sotto per un totale di 12, sono tutti uno dietro all'altro. Nel caso volessi fare dei collegamenti in parallelo, beh, non mi basta far altro che prendere il nodo e trascinarlo nella posizione che mi interessa, ad esempio lì. Prendo l'output e me lo trascino nella posizione che mi interessa, tipo lì. Ecco che in questo caso ho messo in parallelo il drive e l'amp con tutto il resto. Ma posso fare anche molto di più, perché per esempio se trascino l'input fuori e l'output fuori, ecco che mi sono creato due catene indipendenti, ognuna con il proprio ingresso ed ognuna con la propria uscita.
Inoltre abbiamo anche, per così dire, dei template già preconfigurati, non ci basta far altro che premere su questo pulsantino qui ed ecco che abbiamo i vari template: parallelo, split, AB e via dicendo. Rimettiamo seriale ed eccoci che siamo ritornati nella nostra configurazione di partenza. Ma la cosa bella che per la prima volta avviene in casa Otton Audio sono le scene. Infatti Otton ha inserito nell'Ampero 2 Stage fino a 5 scene. Ma prima di mostrarvele voglio un attimo ricordare che differenza c'è tra un control, quindi un controllo, e una scena. Un control praticamente funge semplicemente da un accendi e spegni, quindi imposto uno specifico pulsante perché mi accenda o mi spenga un specifico effetto, ad esempio un delay o magari un gruppo di effetti insieme. Una scena invece è qualcosa di più avanzato, è una cosa che troviamo in macchine più costose come Edrush Helix Fractal. Con la scena posso impostare quali effetti sono accesi e quali effetti sono spenti, ma non solo. Esattamente come avviene con gli snapshots di Line 6, anche con Ampero 2 Stage posso regolare i parametri indipendentemente per ogni scena. Vi mostro come. Per facilitare la comprensione ho voluto semplificare la catena. In questo caso abbiamo quindi un overdrive, un amplificatore, un cabinet, un chorus, un delay ed un reverb. Cominciamo quindi a lavorare sulla prima scena, ossia quella, per così dire, supponiamo di volere un suono pulito. Quindi selezioniamo innanzitutto la scena numero 1 da questo pulsantino qua e, se voglio un suono pulito, mi spengo l'overdrive, spengo il chorus, spengo il delay e lascio acceso solamente il riverbero. Ora decidiamo di voler fare una seconda scena, la quale magari ci può servire ad esempio per un lead sound, quindi per l'assolo. In questo caso scelgo la scena numero 2, attivo allora l'overdrive e attivo anche il delay, che mi servirà appunto per fare l'assolo. Ora, quando selezionerò scena 1 o scena 2, potrete notare che il drive e il delay si accendono e si spengono esattamente come avevo impostato. Supponiamo ora di fare una terza scena identica alla seconda, quindi con l'overdrive e con il delay acceso. Quindi scelgo la scena numero 3, il delay è già acceso e accendo anche l'overdrive. Ma voglio che in questa scena qui, che praticamente è identica alla seconda, ci sia più distorsione ed il delay sia più lungo. Quindi che cosa faccio? Seleziono innanzitutto il delay, faccio edit e voglio aumentarne il mix in modo che si senta di più. Poi seleziono l'overdrive e aumento il gain perché voglio che ci sia più distorsione. Ebbene, questi due parametri, il gain dell'overdrive ed il mix del delay, sono stati associati a questa scena. Se ci fate caso, in questo caso il gain è a 62 e il mix è a 33. Se torno sulla scena numero 2, il gain è a 20 e il mix è a 17. Quindi capite perché le scene sono importanti? Perché la scena è sostanzialmente una sub-patch, una sotto-patch. Io posso non solo scegliere quali effetti devono essere accesi e quali effetti devono essere spenti, ma posso anche andare a indicare dei valori, dei parametri specifici per ogni scena. Quindi per esempio posso avere due scene che sono praticamente identiche, però magari una ha il riverbero a 10 e l'altra ha il riverbero a 2. Possiamo dunque realizzare 5 scene indipendenti per ogni
preset, e da notare che cambiare patch comporta innanzitutto un po' di gap, ovvero un piccolo brevissimo silenzio tra un preset e l'altro, ma soprattutto che gli effetti di riverbero e di delay non hanno lo spillover. Quindi se ho un riverbero molto lungo o un delay molto lungo, quando cambio preset questo viene troncato. Questo non succede con le scene. Quando io cambio scena non ho gap, quindi non ho il buco di silenzio, e nel caso cambio in una scena senza delay, le code di delay o di riverbero vanno a morire in maniera graduale, in maniera naturale. Quindi è consigliabile farsi un preset unico con 5 scene, con 5 suoni differenti, esattamente come avviene nei sistemi digitali superiori come Fractal, come Helix. Ora però dobbiamo anche associare queste funzioni ai pulsanti, ed ecco perché abbiamo la necessità di passare alla foot switch view. Ebbene, qui ogni pulsante viene rappresentato a schermo, quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Sono tutti programmabili e configurabili come meglio crediamo. L'unico pulsante che non è possibile modificare è naturalmente il pulsante patch stomp. Giusto dunque per fare qualche esempio, supponiamo che io voglio che il primo pulsante mi accenda e mi spenga l'overdrive. Non faccio altro che tenere premuta la casella associata. Ed ecco che entro nell'associazione di questo foot switch. Posso scegliere che cosa deve accendere, che cosa deve spegnere, o anche altre funzioni. In questo caso seleziono drive. Ovviamente posso associare al singolo foot switch più di un effetto, in modo che vada ad accenderli o spegnerli contemporaneamente. Se voglio poi associare il secondo foot switch, ad esempio all'accensione e allo spegnimento del delay, tengo premuto, di nuovo scelgo delay. Ora scelgo che gli ultimi tre pulsanti, il 3, il 4 e il 5, mi vadano a richiamare rispettivamente la scena 1, 2 e 3. Quindi di nuovo tengo premuto e scelgo scena 1. Tengo premuto e scelgo scena 2. Tengo premuto e scelgo scena 3. Ecco che in questo modo posso andare a selezionare le scene, o posso anche scegliere di accendere e spegnere i singoli effetti. Altre funzioni che riguardano l'assegnazione dei foot switch o anche dei controlli esterni le possiamo raggiungere da questo pulsantino qui in alto vicino al dischetto di salvataggio. Qui praticamente nella prima casella in alto a sinistra torniamo nel menu che abbiamo visto un attimo fa. Se andiamo invece sulla casella di destra entriamo sui Quick Access Parameter. Per esempio io voglio che la prima knob mi vada a regolare il mix del delay, quindi scelgo parametro 1, scelgo il delay e del delay scelgo il mix. Benissimo. La seconda voglio che mi regoli la lunghezza del riverbero, quindi scelgo riverbero e scelgo decay, ovvero il decadimento del riverbero. L'ultimo, ovvero parametro 3, io voglio che mi regoli semplicemente il volume della patch, quindi ecco qua, patch volume. Voilà. Ecco che se io vado nella schermata principale avrò il delay mix, il decay e anche il patch volume, sempre presenti e sempre pronti a portata di mano. Tornando sempre qui sul patch settings, abbiamo anche la possibilità di impostare
praticamente nella stessa maniera i pedali di espressione 1, 2, 3. Attenzione bene, potrebbe trarre in inganno, in realtà non si possono collegare tre pedali di espressione, al massimo due. Vengono chiamati 1, 2, 3 semplicemente perché 1 e 2 sono dedicati al singolo pedale di espressione con il toe switch, quindi praticamente andiamo a switchare tra due effetti, mentre il pedale di espressione 3, XP3, è l'assegnazione che viene data ad un pedale del volume normale senza toe switch. Mi basta far altro che selezionare e alla stessa maniera posso scegliere i target, ovvero l'obiettivo, per così dire. Posso per esempio scegliere di andare a regolare il gain dell'amplificatore, posso scegliere per esempio di regolare il time del delay, posso scegliere per esempio di regolare il tono dell'overdrive. E per ogni parametro che io scelgo posso scegliere un valore di minimo e un valore di massimo. Posso con un singolo pedale di espressione controllare fino a un massimo di 4 parametri contemporaneamente. Quindi per completezza diamo un rapido sguardo anche all'editor da PC, che come potete vedere è praticamente molto simile a quello che già siamo abituati con Ampero. Quindi qui a sinistra in questa colonna abbiamo tutti i preset presenti all'interno della pedaliera che possiamo andare a selezionare. Da qui possiamo, cosa interessante, spostare anche questi preset nell'ordine in cui vogliamo. Ci basta semplicemente cliccare qui e trascinare nel punto in cui vogliamo, quindi possiamo riordinare le patch come ci pare. Cliccando con il tasto destro possiamo importare una patch, esportare una patch, rinominarla, possiamo copiarla e incollarla in un'altra locazione, quindi veramente molto veloce e molto semplice. Qui per esempio nella parte superiore invece abbiamo l'FX chain, quindi qui potremmo andare a modificare l'ordine delle cose, modificare come deve essere la catena, spostare gli effetti da una parte all'altra e via dicendo. Possiamo entrare e fare editing, quindi ad esempio nell'amplificatore scelgo uno dei tanti modelli di amplificatore, regolo il gain, il volume, i medi, gli alti, i bassi, praticamente le solite cose, diciamo così. In alto, nella parte superiore, abbiamo la possibilità di regolare il tempo della nostra patch, il volume della patch, ed ecco qui che abbiamo anche la possibilità di entrare appunto nel foot switch setting, quindi praticamente nel patch setting, scusate, dove possiamo andare a impostare tutte le cose che abbiamo visto prima, i foot switch, i quick parameter, i parametri controllati dal pedale di espressione 1, 2 e 3. Quindi tutto quanto quello che vi ho mostrato un attimo fa lo possiamo fare in maniera molto veloce, molto semplice. In alto, in alto, in alto, quindi in cima qui troviamo anche la scritta Global Settings. Quando clicco qui ecco che entro dentro nelle impostazioni globali della pedaliera. Di nuovo, queste sono tutte cose che ritrovo sempre nel menu onboard, quindi posso andare a regolare i livelli di ingresso, d'uscita, l'USB audio, i controlli, il mappaggio MIDI, il Global EQ, eccolo qua che lo possiamo vedere anche da qua. Abbiamo ovviamente il controllo del display, possiamo cambiarci i colori, la luminosità e quant'altro, il factory reset e via dicendo. Voglio ricordarvi, sempre per quanto riguarda comunicazione, PC, import, export di preset, ve l'ho già detto all'inizio del video, attenzione, perché ogni pedaliera ha i propri preset, quindi non posso caricare dentro preset fatti con un altro modello, non posso caricare preset di Ampero 2 Stomp, anche se gli effetti sono gli stessi, anche se i suoni sono gli stessi, vi darà un errore di incompatibilità.
Per quanto riguarda invece i suoni, le simulazioni, ecco, come vi ho già anticipato, sono gli stessi modelli di amp, stessi effetti, stesse simulazioni, stessi parametri, sono esattamente gli stessi tra Ampero 2 Stomp e Ampero 2 Stage. Devo dire che però sarà forse per un hardware diverso, quindi da componentistica interna diversa, sarà comunque anche dovuto al fatto che come firmware è diverso. Io ho trovato in questo Ampero 2 Stage veramente molta reattività nella dinamica, molto superiore alla già buona dinamica presente in Ampero 2 Stomp. Sostanzialmente a me pare, per quello che ho potuto provare, che i suoni, gli effetti suonano qualcosa meglio. Naturalmente, come avete capito, è una macchina con delle prestazioni molto elevate, il touchscreen è molto reattivo, la velocità con cui carica il preset è veramente veloce, accendo la macchina ed è già bella che è accesa, quindi effettivamente si vede che Otton Audio ha lavorato molto su questa pedaliera. Io spero che in futuro ci siano aggiornamenti che implementino cose nuove, nuovi effetti, anche se comunque devo dire che non gli manca niente, perché ha già veramente tanta roba. Detto questo, io spero che questo video vi sia stato utile per e soprattutto capire se questa può essere la pedaliera dei vostri sogni. Non chiedetemi se vale la pena di vendere Ampero per prendersi l'Ampero 2 Stage, perché se siete arrivati fino qua dovreste aver capito se questa per voi, per le vostre necessità, può essere utile oppure no, perché come sappiamo non esiste un migliore o un peggiore in assoluto, ma ovviamente ogni acquisto va ponderato in base alle nostre personali necessità. Detto questo, io vi ringrazio, vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina. Vi invito anche a fare un salto sul mio sito www.robyrocks.it, dove potete trovare patch, preset, impulse, response per Ampero 2 Stage e anche per tutti gli altri sistemi digitali che io utilizzo. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!